Andrea Bertani, buongiorno! Ciao, buongiorno! Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Emilia-Romagna. Giusto, sono io. Signor Bertani. Oggi è una giornata, sono momenti caldi per il Movimento 5 Stelle oggi, Andrea. In Emilia in particolare. Sì, perché da 2 ore e 12 minuti si è iniziato a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere sul come comportarsi alle regionali. Ci può dire esattamente qual è il quesito in questo momento di votazione, capogruppo Bertani? A memoria non me lo ricordo, però il quesito dice: il Movimento 5 Stelle ha bisogno di riorganizzarsi, deve fare gli stati generali, ha bisogno di tempo e quindi forse è il caso che non ci candidiamo in Emilia-Romagna e in Calabria. Ma questo, questo preambolo, scusa, è porgere la risposta nella domanda. Un po' sì. No, ma scusi, no, ma nel quesito si parla di pausa elettorale, giusto? Si parla di pausa elettorale. Ma cos'è la pausa elettorale, scusi? Come il periodo di crisi tra una coppia? Prendiamo una pausa elettorale? Ma veramente, bisogna votare sia la pausa elettorale o no alla pausa elettorale? Esatto. Quindi se uno vota sì alla pausa elettorale sulla piattaforma Rousseau, vuol dire che il movimento non si deve candidare. Se invece uno vota no alla pausa elettorale... Inizia un altro casino per capire chi candidare. No, perché vuol dire che il movimento si deve candidare, giusto, signor Bertani? Giusto così, bravo, hai ragione. E lei ha votato? Sì o no? No, nel senso... Ha votato no. Lei ha votato e ho votato no. Lei ha votato no alla pausa elettorale, che quindi vuol dire sì alla candidatura, giusto, signor Bertani? Esatto, io penso che sia importante che qualcuno del Movimento 5 Stelle in regione ci sia ancora. Sicuramente non sarò io, ma qualcuno bisogna che ce lo mettiamo a fare il cittadino con l'elmetto. Però scusi, Di Maio, se non ho capito male, era abbastanza, diciamo, dell'idea di non candidarsi. Anche Buffagni da noi ieri ha detto che è meglio non candidarsi. Lo so, però io ti dico, ho girato la regione gli ultimi 2 mesi, ho incontrato 5, 6, 700 persone, tutte mi hanno detto, oh ragazzi, la lista bisogna che la facciamo però. Vabbè, però quanti sarà state delle persone? Cioè, ha detto, insomma, non è che... Sono le persone più attive e poi dietro di sé si portano anche gli elettori. Ma e quindi però perché, diciamo, che dai sondaggi siete molto bassi in Emilia-Romagna... Sì, però cioè, il Movimento 5 Stelle si candida per portare un cittadino nell'istituzione, che sondaggio sia alto sia basso, poi non cambia molto. Cioè, quindi lei sta facendo in questo momento l'appello a votare no sulla piattaforma Rousseau in questo momento al... No alla pausa. No alla pausa. Quindi sì, candidiamoci in Emilia. Secondo me ce la possiamo fare, candidarci. Scusi la domanda, cioè, si può fare l'appello durante le votazioni di votare no alla pausa, che vuol dire sì alla candidatura? Questo nel regolamento non l'ho mai visto, però io mi sento di dire che quello che ho fatto io è quello lì e quello che sento in giro, che tanti, sto ricevendo centinaia di messaggi che sono arrabbiati. Se viene espulso il movimento, non dica, noi non gliel'avevamo detto che non si poteva dire durante la votazione. Darò la colpa a un giorno più. Esatto, quindi siamo come sempre. Ma e quindi se dovesse vincere il no alla pausa elettorale, quindi il sì alla candidatura del Movimento 5 Stelle, tra l'altro si vota in tutte e due le regioni, cioè non è che uno può decidere no alla pausa elettorale in Emilia e sì alla pausa elettorale in Calabria, cioè tutte e due, o c'è un voto disgiunto, cioè diviso? No, è un voto tutta Italia che coinvolge le due regioni. Sì, ma non è che si vota, c'è cioè un voto per l'Emilia e un voto per la Calabria? No. Quindi è uguale, cioè quindi non è definitivo. E se vincesse il no alla pausa elettorale, voi volete candidarvi da soli? Sì, ci sarebbe una lista da sola. Cioè in modo che così... Non nessuna relazione col PD, quindi... No, perché anche lì la richiesta di tanta gente è quella di presentarsi da soli. In modo che se ci fosse un minimo dubbio che poteste vincere Bonaccini, candidandovi anche voi siete sicuri che vince la Borgonzoni, diciamo, questo non c'è... No, quello non è scontato, anche perché secondo me se noi non ci siamo, temo che molti dei nostri elettori votano la Lega. Se voi non ci siete, e se invece ci sono, dice, se voi vi candidate portate via i voti alla Lega...
Un po' anche, no, diciamo, qualcuno si arrabbierebbe e voterebbe di là, secondo me. Beh, perché quindi se poi uno alle regionali... Ma fatica, guarda, è tutto così bello confuso che fatica a fare previsioni oggi. Ma quindi se uno vota 5 Stelle alle regionali vuol dire che vota 5 Stelle o vuol dire che vota... No, cioè, perché voi avete tutto contrario, quindi... Ma voi raccogliete sia elettori potenziali della Lega che elettori potenziali del PD. Dici che in questo momento ne sottraete più alla Lega? Potenziali elettori che altrimenti si stanno a casa, perché non vedono niente sull'orizzonte. Senta, voi avete pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle dell'Emilia Romagna appunto l'indicazione di votare no. Vi ha chiamato qualcuno? Vi ha chiamato Grillo, Di Maio, non so, Casaleggio, Casalino? No. Nessuno? No, non ci ha chiamato nessuno. Nessuno? Perché avete staccato i telefoni o...? No, vedi, ti ho risposto al telefono, magari trovano occupato perché parlo con te. Forse quello. Come sta andando, che lei sa, per la votazione? Tutto a posto? Si accede la piattaforma? Che percentuale ha votato? Sì, guarda, Rousseau, fortunatamente Rousseau da quando hanno modificato il sistema di voto funziona benissimo. Questa è una delle cose belle del Movimento 5 Stelle, che è uno strumento di voto. Che funziona. Per tutti. Ma magari i quesiti potrebbero essere formulati meglio. Però lei non ci ha spiegato com'è il quesito. Ma chi l'ha formulato questo quesito un po' tendenzioso, diciamolo? Non lo so. Ma non se lo ricordo. Perché a te non piace proposto così questo quesito? Che però non sappiamo ancora com'è. Non è chiaro il sì e il no, dopo bisogna spiegarlo bene, ma la gente adesso ha capito, insomma, cos'è sì e cos'è no. Cioè, sì, pausa elettorale, no pausa elettorale. Respiri però bene. Se nella domanda c'è, visto che il Movimento 5 Stelle ha bisogno degli stati generali di riorganizzarsi, pensiate sia il caso di candidarci o no, sembra già suggerire che è meglio fermarsi un giro. Appunto, il quesito è un po' troppo evocativo, poi dopo la gente comunque si informa e vota quello che pensa. Cioè, sento tanta gente che sta votando almeno in Regione Emilia Romagna, dopo in tutta Italia non lo so. Secondo lei il quesito, diciamo, spinge per il sì? No, si poteva scrivere meglio. Poteva scrivere meglio. Rispieghiamolo, se si vota sì vuol dire no, se si vota sì vuol dire pausa, no. Se si vota no, niente pausa. Sì, quindi se si vota sì vuol dire se si vota sì vuol dire no, se si vota no vuol dire sì. Questo, insomma. Grazie Andrea Bertani, capogruppo. Grazie, non so ancora per quanto del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, ci saluti. Fino a gennaio. Chi lo sa, vediamo domani. Ci saluti Di Maio se lo sente. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ha capito?